Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Mauro Dolcinelli e questa è la seconda puntata delle situazioni del casuario, la trasmissione comica, ho presunto tale, di Radio Doppio Manto. Con me in studio, come l'altra volta, abbiamo il Deus Ex Machina, Nicola Lazzarin. Direttamente dalla finestra sul cortile per voi, buonasera. Bravo a ricordare i programmi del palinsesto di Radio Doppio Manto. E dopo, sempre da un altro programma della nostra radio, cioè da Lumière di Candela, abbiamo un altro personaggio, novità assoluta di questo programma, ossia Jonathan Squillace. Buonasera a tutti. Appunto, colgo l'occasione per salutare Francesco Antonin, dato che i saluti... Che ci ha lasciati per questa puntata, ancora arrivo. Per questa puntata, poi non so effettivamente se risorgerà a nuove puntate, perché come tu ben sai noi stiamo sperimentando queste puntate comiche, però finora non sono arrivati avvisi di garanzia. Sì, è già tanto che la prima notizia del giorno è che ci abbiano fatto fare una seconda puntata, certo. La magistratura si è disinteressata di noi, per fortuna. No, infatti nessuno è arrivato a suonare il campanello. Noi però per sicurezza abbiamo cambiato sede. Certo, e questa è la seconda anzi potremmo dire la prima notizia, cioè quella ufficiale: Radio Doppio Malto si è spostata e ha Verona. Esatto, in centro, in una sede che c'è meno spazio, è più distante. Sì. Però insomma. Ovviamente la mente di Radio Doppio Malto ha pensato bene di trovare un posticino un po' più celato affinché gli avvisi di garanzia non arrivassero nei prossimi giorni. Insomma. Sì, adesso i giudici faranno un po' fatica perché siamo un po' di qua, un po' di là. Insomma. Sì, infatti non riescono a cogliere effettivamente dove il siamo. Il gusto della caccia. Ecco. Bene, ma cominciamo a parlare delle notizie importanti che circolano su importanti, insomma, le notizie che circolano su internet. Insomma. Sì, ti dirò, ho divorato una notizia. Solo che c'è il verbo divorare, è bello. Comunque sì, infatti mi è venuta la pelle d'oca effettivamente quando ho letto questa notizia e non vorrei, ecco, divorare altre cose come. Hai intenzione di usare divorare a lungo? Sì, no, basta così, insomma. Hanno già fatto altri effettivamente. Sì. No, praticamente è una cosa abbastanza particolare perché non è uscita da un B-movie, non è uscita da George Romero, è una notizia fresca, è reale, ossia praticamente c'è una nuova droga sintetica chiamata Settimo Cielo e non ha a che fare ovviamente con... Io la prima volta che ho letto la notizia pensavo la spacciasse il reverendo Camden. Poi, guarda, sarebbe ancora più ridicola, però in realtà... E anche più di tanto, perché secondo me tra quello che faceva e spacciare droga... Guarda, non mi meraviglio più di niente. Non inimichiamoci anche la Chiesa, che non è il caso. Va avanti, vai. Comunque, dicevo, effettivamente questa è una droga sintetica che chi la assume... Sintetica nel senso che fa tutto in due parole, no? Vabbè, scusa, no? Va avanti, dai. Questa era i minimi storici. Esatto. Chi l'assume non riesce a specificare parole, effettivamente, perché è una droga sintetica. Sì, ma te non darmi corda, cioè, no? No, effettivamente chi l'assume si trasforma, secondo le notizie venuteci da Miami, da Gaeta, in provincia di Latina. Certo, ragazzi, che tu passi da Miami a Gaeta, va, sì, non so chi l'ha assunta effettivamente. Comunque chi l'assume si trasforma in un cannibale e aggredisce persone. È già successo che a Miami, se non sbaglio, la polizia ha dovuto sparare ad un 30 e passa N che ha cominciato ad aggredire una persona e non si fermava più. Ma senza motivo? Cioè, questa droga ti porta a diventare cannibale senza motivo. Senza un motivo effettivamente logico. A parte il fatto che secondo me c'è sempre un motivo per diventare cannibale, però. Sì, beh, anche quando è una suocera che non... Esatto. Che non, ecco. Comunque è una droga particolare, non so se c'è la possibilità di capire bene di che cosa è fatta, ecco. Beh, ecco, io vorrei intervenire al riguardo, se posso. Ah, sì, finalmente il parere dell'esperto, sì, insomma. Sì, sostanzialmente questa sostanza non è altro che un miscuglio di molecole tra cui il mefedrone, il metilone e il MDPV. Io li metto sempre nella pasta. Mazza, è diventato il druido ex machina comunque. Esatto. Hanno queste sostanze un effetto tra loro sinergico e creano una droga molto più potente, sì, del classico MDMA. Lei doveva spiegarci e renderci tutto più chiaro. Ci faccia, proprio a livello chimico, proprio ci dia le... Ma insomma, io vorrei passare oltre, vorrei dire che questo composto ha degli effetti a lungo termine sul corpo che non sono ancora molto ben conosciuti, vista che l'assunzione di questi miscugli è ancora poco nota, nel senso che io non molto, ho capito niente, sono molto recente, no, infatti, sono affascinato dalle sue parole. Mi sono sempre chiesto se questa droga poteva avere effetto lassativo, che non avrebbe sicuramente distrutto nessuno. Beh, oddio, dipende. Comunque ne parleremo dopo nella seconda parte. Adesso ci gustiamo una bella canzone. Ok.
quella che avete appena ascoltato era Surfing on the Big A del CD The Big A del gruppo The Honest Apes, troppo inglese, un gruppo che abbiamo scelto appunto perché sono molto allegri, molto freschi, giovani e soprattutto perché molto, regista... molto paraculati. Sì, esatto, perché il regista di questa trasmissione è il loro chitarrista. Vabbè, pronto, pronto, ecco. Pronto, Giacomo. Giacomo, chi mi è? Senti? Ti devo parlare. Chi è questa voce? No, infatti, no, chi, c'è un'interferenza chi, da qualche parte. Chi siete voi? Scusate, no. Giacomo. 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 Qualcuno Giacomo. Si chiama Giacomo? No, no, ho sbagliato numero. Qualcuno scusate. Un secondo nome? Ah, no, infatti. Giacomo, no. Nemmeno. Io rimango sorpreso ogni volta come in questa trasmissione no, cioè, si inserisca sembra, chiunque. Cioè, scusami, la casa degli spiriti, perché ogni tanto parte una voce. Esatto. Che non, Però questa voce, effettivamente. Pronto, Giacomo. Ancora. Mi sembrava sì, di. Pronto. No, non c'è, ridaglie, non c'è nessun Giacomo. No. Questa ho è l'espressione del casuario, di Radio Giacomo Alto. Le sbaglia spesso e volentieri. Cosa? Del casuario, trasmissione comica, casuario. Diciamo. Ho capito, no, scusate, cercavo Giacomo anche, perché mi serviva a parlare no, con... Le ripetiamo che qua non esiste un Giacomo. Ecco. Cioè, di Passepartout, quindi... Sì, sì, della trasmissione. È quello che... È quello, proprio quello ma che voi mi immaginavo. Ma voi gli date anche corda. No, 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 come ma che cosa, è diventato centralinista. Sì, sì, no, vada avanti, signora... Signor Daverio, Filippo. Daverio. Il critico d'arte. Ma scusi. Filippo Daverio. Daverio, è qui con noi. Sì, sì, assolutamente. Ecco, questa cosa è eccezionale, metafisica, surreale, non saprei definire. No, sento, no, si definisce tranquillamente, non abbiamo errore, una segretaria, si inserisce esatto, chiunque. Un errore telefonico, ecco, un fortunato per voi, errore telefonico. Fortunato per dopo Franco Franchi, guarda, può succedere. Sì, no, ma quello è vero. Ecco, cioè. Beh, ma resti con noi comunque, signor Davvero. No, ma anche no, cioè, ho ecco. Anche il tempo, effettivamente, volendo. Che culo. Tanto comunque infatti, la chiamata è addebitata, quindi. Ah, beh, bene, cioè Radio Doppio Malto non paga gli inserimenti. Niente, però paga le telefonate certo. Dal lato delle nostre grandi finanze sì, certo. Radio Doppio Malto, una radio locale che non scusi ho mai scusi sentito. Davvero cioè, mi permetto cioè, ci faccia il reclam Radio Doppio Malto, la radio d'alta fermentazione con la sua voce ci dà un attimo di paraculo. Radio Doppio Malto, la radio ad alta fermentazione. Okay, ho avuto la pelle d'oca guarda, sì veramente. Infatti cioè, sono qua che tremo esatto. Sto sudando ecco, anch'io io ma non saprei no. Non saprei però perché non so neanche di che tipo di trasmissione si parla. Siamo una trasmissione molto cerchiamo di far ridere. Siamo una trasmissione molto... sì, una trasmissione comica. Esatto. Sì, dovremmo essere poi va bene, ecco. Capisco. Beh, ecco, io posso provare a essere dei vostri per questa sera, però ecco, io sono un po' faccio un altro tipo di trasmissione come di quest'altro partito lei. Ecco, ma dall'alto quindi della sua cultura io la inviterei a snocciolare qualcosa ma qualche Dio li fa e poi li accoppia sì esatto cioè, guarda c'è la finita avete fatto una scuola sento, intellettiva sento una certa sinergia col signor non so però il nome ti credo signor Deus Deus ex machina. Ex machina, vabbè, dai, Deus insomma, ex machina. Deus Daverio. È un nome, cioè, è un nome particolare. È la prima volta che lo sento. Cerchiamo di svoltare. Facciamo. No, infatti. Comunque, adesso la situazione volete, casuale diventa una trasmissione culturale. Se Daverio. Volete, ecco, no. C'è piuttosto che parlare, ecco, dell'ultima. Mostra di Bacon al Guggenheim potrei raccontare qualche simpatico aneddoto. La mostra di che sì, scusa? La mostra di Bacon era interessante anche perché c'è sto però ad essendo fame, una trasmissione esatto. Comica ecco potrei raccontarvi una simpatica situazione che mi è successa un paio di giorni fa sì qualche ecco. Dietro le quinte qualche ero a Parigi in questo delizioso bistro sugli Champs-Élysées perché io neanche vado a stelle, Parigi diciamo. Almeno una volta a settimana e sostanzialmente mi ritrovo però a dover correre perché il tempo sai no, quando sì, ci difficile in effetti sì, però infatti, è una correre cosa in senso ovviamente metaforico non ah, metafisico, mi sembrava un po' strano effettivamente sì, cioè farsi di corsa dei Champs-Élysées a Gare de Lyon non è proprio il massimo ecco. No, ma meglio lo dico perché penso che si potrebbe inceppare sul inciampare sul papillon che tiene sempre. Comunque, ecco, no, non tocchi papillon. No, mi piacciono, non dico piuttosto nulla. Offendigli la madre, ma non comunque, tocca il papillon. Ecco, infatti. La questione è che dovevo appunto recarmi all'aeroporto per l'aereo che mi avrebbe portato poi a Firenze per una conferenza riguardo alla storia della famiglia dei Medici. Trattate, insomma. No? Esco dal bistro e mi reco alla più vicina entrata per la metropolitana quando l'inverosimile accade. Cioè, non scusi. Riesco ad entrare
nella metropolitana. Ma come mai ci spieghi questo particolare? No, allora sostanzialmente siamo tutti, cioè siamo, c'è un momento di alta tensione qui in studio. La mia mente in quel momento è partita un po' con le più bizzarre congetture, cioè non riuscivo proprio, sembrava che ci fosse come un muro di vetro che mi impediva di entrare. Questa roba banale, io non è che era semplicemente chiusa. Sta lottando con qualcuno. Se ha presente come sono le entrate della metropolitana Parigi. È da un po' che manco da Parigi. Non ci sono delle porte. E poi comunque è la questione che mi ritrovavo a fluttuare. Addirittura. Ma lei al di sopra delle scale. Ma lei è capace di fluttuare? queste sono delle cose. Sempre che per il discorso di prima. Per quanto io abbia molte capacità, però quella di fluttuare nell'aria ancora. Quella le manca. Ah, ma forse il suo papillon è cominciato a diventare. Certo. No, la smetta quei papillon, grazie. No. Non c'è simpatia fra te e signor Davide, ecco un po'. Mi tocca i papillon. So. Percepisco un po'. Comunque, praticamente, dopo una mezz'ora in cui io tento di entrare in questa entrata della metropolitana, si svela finalmente l'arcano, grazie all'aiuto di un simpatico autoctono, ovviamente canotta e baguette sotto braccio. Il classico autoctono, esatto. Maglietta a righe, e a casa non avevo il bidet, perché loro spezzano la baguette. Probabile, non ho avuto il piacere di confermarsi se fosse il mio bidet. No, vabbè, ci interessa anche relativamente. Insomma, sostanzialmente trattasi di un presevolissimo esempio di Trump the Wheel, se avete presente. Sono leggermente fuori Trump. Sarei esterrefatto se sapessi cosa sia Trump the Wheel, sono esterrefatto io che non lo sappiate. Ci scusi, siamo comuni mortali letterati. Sostanzialmente altro non è che un modo di dipingere un gioco di prospettiva che dà l'impressione della profondità, nonostante essa non ci sia sostanzialmente, cioè sembrava ci fosse un'entrata, invece l'entrata era semplicemente... Cioè lei è stato mezz'ora a guardare un dipinto e non se n'è accorto. No, a spingere un dipinto, che è una cosa ancora più allucinante. Ma mi piace pensare che il mio occhio allenato, dopo decenni e decenni, insomma, di visualizzazioni di grandi opere d'arte... Decenni e decenni di caterratte, casomai. Sì, esatto. Lei veramente, guardi... No, mi scusi, forse non c'è tanta sintonia tra me. La sostanza è che il mio occhio è talmente allenato che non riesce più a distinguere la finzione della realtà. Proprio un la uso sempre al campetto quando gioco a basket. No, infatti, ma scusi, la gente non l'ha preso per un pervertito. Vedevo uno che per mezz'ora spintonava un muro, un dipinto. Padre pervertito è un'altra cosa, quello forse sarà lei. La ringrazio perché... Comunque, insomma, ce la faccio all'ultimo secondo ad arrivare alla Gare de Lyon e partire per Firenze per questa conferenza riguardo alla famiglia dei Medici. E volevo un attimo inserirmi parlando di una simpatica figura che è quella di Gian Gastone de' Medici, avete presente? Sì, poco di meno. Sì, è il parente di Nonna Papera, giusto? Sì, esatto, io conoscevo il cugino, Ciccio de' Medici. Perfetto, perfetto. Sì, deve essere Gian Gastone de' Medici, volete dirmi che non conoscete Gian Gastone de' Medici? Di vista? Granduca di Toscana, io vorrei, della famiglia de' Medici. Vorrei cogliere veramente questa palla al balzo, perché il signor Daverio... Finalmente. Non la ringrazio perché, insomma, è noto che è il figlio terzogenito di Cosimo III. Ah, Medici. Certo, lo sanno tutti. No, e soprattutto... è noto, mi piace. Esatto. Cioè, lasciate parlare, io non l'avrei neanche detto, lo sanno tutti. Lasciate parlare, signor ex macchina, che è l'unico che è veramente all'interno di questa trasmissione, mi sembra abbia qualcosa da dire. Cioè, dovremmo sprofondare. Questa è l'unica trasmissione dove il conduttore non conta un cazzo. Prego, vada avanti. Margherita Luisa d'Orléans? Ah beh, certo, l'ho ciulata io una volta. L'avete presente. Crebbe trascurato dai genitori, poiché la madre tornò in Francia quando il principino aveva appena 4 anni. E il padre era occupato soprattutto a curare l'educazione e la carriera del figlio primogenito Ferdinando. Mazza, lei ha seguito tutta la vicenda dal vivo. Lasciate parlare, signore. Sì, no, ma guardi, sono... pendo dalle sue labbra. Ferdinando de Medici, fratello, poi morto, primogenito, lui era il successore della famiglia de Medici per essere... Ferdinando era del trono e... nonché l'educazione e la carriera della secondogenita Anna Maria Luisa, esatto, de Medici. Ma si sente che sta tutto a memoria nostra, considerata una preziosa, come si può dire, pedina matrimoniale, come era ovvio, da spendere per famiglia. Qualche unione illustre. Comunque, certo. Gian Gastone de Medici, terzogenito, illustrissimo, non diretto al trono, però Ferdinando poi muore per sifilide. Una cosa abbastanza comune in quei tempi, ecco, poi aveva una vita sessuale alquanto
particolare, ah, signor Ferdinando. Ma qual è la grandezza di Gian Gastone de Medici? Qual è? Stiamo chiedendo un po' di Gian Gastone de Medici, insomma, era un figuro molto schivo che evitava il contatto con le persone. Quello che è morto di sifilide, no, è un altro. No, quello no, infatti, quello io ho capito solo sifilide. Sì, esatto, io mi sono fermato a sifilide. Arzigogolato, un termine da veriano. Mondi. E comunque Gian Gastone de' Medici poi diventerà granduca, nonostante tutti i tentativi della famiglia, addirittura riprendono uno zio prelato, lo tolgono dalla confessione per cercare, per farlo sposare, per cercare di avere un erede. Io non sto capendo più niente. Ma niente, dopo si fili del buio. Insomma, Gian Gastone de' Medici, la simpatia di Gian Gastone de' Medici è il fatto che ha passato molto del suo tempo, ecco, vivendo nel letto. Non usciva dal letto. Lui, cioè, intrappolato tra una parte del materasso e l'altra. Non intrappolato, semplicemente per sua scelta personale. Lui viveva, dormiva, mangiava, defecava. È quello letto. Che farò anch'io per riprendermi dopo questa puntata. Vabbè, no, infatti, alla fine muore di sifilide anche lui? No, giusto per capire. No, però muore di qualcos'altro. Anche perché stanno sempre a letto. Muore di sonno. Non credo proprio. Insomma, qualche altro simpatico aneddoto. Organizzando una cena con dei funzionari di Firenze, dalla sorella di Gian Gastone de' Medici. Lui ovviamente era un ubriacone, oltre che un omosessuale, aveva una vita... Non si faceva mancare nulla, insomma. Tra l'altro, restando a letto, cioè aveva una vita mondana a letto. Sì, è quella... una cosa allucinante. Insomma, in questa cena si ubriacò e passò tutta la serata a vomitare, a pulirsi la bocca poi con i boccoli della parrucca. Questo cagava e vomitava nel letto, comincia a capire come sia morto. Esatto. Poi anche un'altra cosa, la cognata... La moglie di Ferdinando un giorno andò a trovarlo e nel tentativo di coprire lo sgradevolissimo olezzo con quintali di profumi di rose. Il metodo adatto, in effetti. Sì, nonostante tutto, però, la povera cognata svenne dall'odore. Ma è strano. No, infatti, tra l'altro ci metti i profumi nella puzza. Esatto, dire, cioè, tutto. Proprio... Lei può capire, purtroppo, che si parla un po' di tempo fa. Non c'erano i sistemi che ci sono adesso. Ma io uso ancora questa abitudine. Ma adesso, cioè, a questo punto pisciamoci sopra, insomma, così copriamo l'olezzo, giusto? Ma perché tu non fai così? Sì, ogni tanto, però. Io sto facendo tutto adesso, in questo momento. Vabbè, insomma. Ok, benissimo. Dettagli tecnici. Comincia a sentire l'olezzo. Infatti, no. Domandati perché. Vabbè, ecco, comunque... io adesso non saprei neanche. Comunque alla fine la vicenda anche di questo personaggio, certo, si conclude, insomma, spirando serenamente, circondato dalla sorella, dai più importanti, dal fetore, direi anche dai più importanti, sì, ma non solo, e dai cani, lui era un dei più importanti religiosi toscani, dalle maggiori cariche del regno. Tutto questo a letto, tutto in mezzo questo, alla merda, sì. Letteralmente, ma cioè, nello sterco. Ma scusa, mi scusi Daverio, perché non, cioè, effettivamente voi due, lei è il Deus, e Gian Gastone fare... perché non vi fate una trasmissione da voi da soli? Ma ecco, volevo cogliere l'occasione, perché mi sembra che il signor Ex Machina abbia una grande conoscenza storica. Mi sa che tra un po' diventerà ex radio magari, sì, storia. Esatto, perché va via, sì. Ma anch'io tra un po' divento l'ex radio doppio. Lei è laureato, signor Ex Machina, in storia, sì. Poi volevo precisare, io sono qui per caso, non è che... Ma guardi come me, sono però qui, nonostante tutto, perché... le persone che sono qui per caso sembra che riescono ad alzare. Ma perché sta diventando una trasmissione a due? Sì, no, tra l'altro, ma poi possiamo andare a giocare a briscola. Sì, adesso... Volevo invitarla quasi a una prossima puntata di Passepartout. Sì, guardi, farebbe piacere. Io vi lascio il suo numero, voi mi parlate, perché adesso dobbiamo andare avanti. La ringraziamo per questo suo intervento. Lei è stato molto esaustivo, Daverio, e anche su Gian Gastone de' Medici. Se mi lasciaste, torni di nuovo a... Se mi lasciaste, vi ringrazierei per l'ospitalità. E magari in futuro potrei anche pensare di ritornare. Sì, non troppo spesso. Se non altro per risentire il signor Ex Machina. Arrivederci. Ringraziamo anche Gian Gastone. Sono entusiasta. Gian Gastone, la sua puzza e la sifilide. E adesso ascoltiamoci un'altra canzone. Sempre. Just impossible for me to know how it is. Just a matter of what I'm supposed to do today. Wherever I am, when I try to, too many lights that in the key. Bar shops were set, the traffic lanes. Direction new wind, fill my despite you.
Rieccoci in studio, abbiamo avuto una parte centrale di trasmissione un po' movimentata, avete sentito? Questa è una radio in cui tutti movimentata entrano... a livello intellettuale. Sì, metafisico. Sì, è surreale, metafisico, cioè dopo Franco Franchi anche Filippo Daverio. Ecco, io faccio un appello alle segretarie, non passateci più nessuno perché dobbiamo andare avanti. Infatti la prossima volta ci potremo trovare davanti Attila. Sì, no, di questo passo sarà una cosa impossibile questa trasmissione. No, infatti. Comunque... questa che avete appena ascoltato era Brand New Car, sempre degli Honest Tapes. Stasera andiamo di autoreferenzialità verso il regista. Esatto, che ci dovrà, ci dovrà dare parecchie bottiglie. Sì. Oh, beh, questa voce la conosco, dai, per favore. No, non è né Attila, né Daverio, né chi che sia. Hai sentito? Sì, l'ho sentito, Che volevo solamente far sapere a tutti, nonostante quello che tu vai in giro a dire, che non sono morto. Oh sì, no, perché ti sei toccato il pacco per tutta la durata della trasmissione. Che alla fine di questa trasmissione abbiamo da registrare la nostra. Ecco, solo quello. No, scusa, quale? Quella era Alumiere di Candela? Sì. No, tu sei matto, scusa, non possiamo fare... Guarda che sono già spompato dalla tua imitazione. Regista, ricordiamolo sempre, e ci tengo a ricordare il nostro regista ad ogni trasmissione. A proposito del regista, io posso dire, cioè, ho un aneddoto, ragazzi. Raccontaci. Allora, praticamente noi siamo di San Bonifacio, come tutti ben sanno, perché Radio Dopo il Malto è... Voi siete di San Bonifacio, io non so comunque. Tu di dove sei? Scusa. Di Volpino, vabbè, insomma. A Volpino la conoscono tutti, San Bonifacio tra l'altro. Comunque il tragitto, che sono 20 minuti più o meno da San Bonifacio a Verona, andando meno adagio, insomma. E se fai 200 all'ora, sì, sono 20 minuti, certo. Sì, ok. Forse è l'effetto di quello che vado a raccontare. Cioè, praticamente ho ancora la bocca impastata dei 50 grammi a pezzo di cioccolata fondente presa non so dove di Mirko in macchina, che è il nostro tecnico, che praticamente mi hanno impastato la bocca. E tra l'altro hanno un olezzo allucinante, devo dirlo. Probabilmente li mangiamo anche il tipo di prima del letto. Vabbè, insomma. Ma molto probabilmente. Io ho aperto una e ho sentito un odore di merda allucinante. Poi mi sono accorto che eravamo vicino ad una fabbrica di concime. È una trasmissione a tinte forti oggi. Sicuro così il cioccolato in un altro. Oddio, io me lo sono mangiato comunque. Non so stasera che effetto avrò. Il colore però lasciava quanto desiderare. Ma sì, perché c'era lei in macchina. Il Deus ex macchina. Certo. Se non c'era lui. Il Deus in macchina, scusate la battuta bassissima. Ma la domanda che sorge spontanea: ma drogarvi come fanno tutti voi? No, vabbè, comunque. Penso che la cioccolata abbia fatto tutto quanto. Tra l'altro, vogliamo essere politicamente scorretti fino in fondo, già che ci siamo. Sì, vabbè, tanto ormai. Sì. Denuncia meno. Quella era cioccolata del commercio equisolidale. Sì, non volevamo dirlo. Ma cosa diventare politicamente scorretto il Deus Ex Machina? Sì, esatto. Cioè, Deus Ex Machina, sì. Ma non pensavo fosse così influenzabile il Deus Ex Machina, effettivamente. Beh, c'è tra l'altro Mirko che sta morendo, cioè vorrebbe sprofondare nelle sabbie mobili di Verona. Cioè, fa mangiare quella cioccolata. Sì, no, ma il problema è che ti porta a mangiare quella cioccolata e poi si vergogna di averlo fatto. Comunque sta diventando interessantissima la trasmissione in questa ultima parte. Beh, come tu ben sai, cioè la trasmissione parte a livello embrionale, no? E poi pian piano si trasforma, solo che qua stiamo andando secondo oltre. Me sta morendo prima di nascere, ma comunque no, infatti, cioè è già ti capitata questa trasmissione. Sì, esatto. In attesa di ricevere qualche avviso di garanzia, non sì, so. Non tiriamoceli, sì, esatto, per favore. Deus, rimanga al suo posto intellettuale. Però di garanzia, volevo chiederti, ne abbiamo ricevuto qualcuno per l'altra puntata? Ti ricordi di quelle impauste battute? Sì, effettivamente, no, allora, noi siamo scappati da San Bonifacio, in realtà, proprio perché quella cassetta della posta, cioè, sarà lì e nessuno la toccherà. E non avendo i soldi per pagarci un avvocato,
Sì. Anche perché noi siamo finanziati, vero, dalla gloria di Radio Doppio Malto, non si è... e non da, dalla moneta di Radio Doppio Malto, insomma. Cioè, sì, ed ecco, e quanta gloria, tra l'altro. Qui Mirko Visentin si sbracciano e si sta inutilmente facendo dei gesti inconsunti. Sì, anche perché violenti. Dovete sapere che Mirko Visentin è un ottimo mimo. Esatto. Cioè lui mima, solo che è un mimo che non si fa capire. Il Marcel Marceau, no, non mi ricordo come si chiama. Marcel Marceau. Esatto. No, vabbè, comunque abbiamo di che parlare anche per le prossime puntate, perché io sto uscendo dai miei schemi. Io comincio ad essere agghiacciato, inquietato dalla... Sono entusiasta. Io prima che arrivi un altro avviso di garanzia riprendo in mano la trasmissione, insomma, qua, ognuno fa quello che vuole. Saluto tutti quanti, saluto tutti quelli che sono intervenuti: Nicola Lazzanin, Jonathan Squillace, Francesco Antonin, Filippo D'Averio e Gian Gastone e tutti i suoi olezzi che tanto ci hanno entusiasmato. Tapes, esatto. Auguri alla loro carriera e ci vediamo alla prossima puntata. State sempre con noi qui su Radio Diplomato e salutiamo il casuario, non ci dimentichiamo.